Bene, abbiamo visto che quando procediamo a una misura, cioè eseguiamo un confronto tra la grandezza da misurare e l'unità presa a riferimento, questa misura è soggetta a un'incertezza. Ma dovrei dire misura diretta. Cioè le misure che otteniamo per uso diretto di uno strumento. Okay? Abbiamo visto che le incertezze sono di almeno due categorie. La prima fonte di incertezza è la sensibilità dello strumento, okay? La seconda sono effetti casuali o sistematici che possono alterare in diversi modi la misura stessa. Abbiamo visto la volta scorsa, quando abbiamo misurato i tempi con diversi cronometri, ma dello stesso intervallo di tempo. Okay? È chiaro che se con una misura o più misure dirette costruisco altre grandezze fisiche, quindi calcolo grandezze in modo indiretto, non posso che ottenere grandezze a loro volta incerte. Non posso da qualcosa di incerto ottenere qualcosa di certo. E quindi ci sono dei meccanismi, tra virgolette, che propagano l'incertezza dalle misure dirette a quelle indirette. E oggi vediamo quali sono questi meccanismi. Prendiamo un esempio semplice. Avete sicuramente con voi un righello, mi immagino. Immaginate di prendere due punti sul vostro quaderno. Diciamo AB e misurate la prendeteli a caso e misurate col righello la distanza tra questi due punti. Il primo che fa la misura per cortesia mi comunica il risultato. Allora, teniamo questa lunghezza A piccolo che la distanza tra grande e B è, dimmi, 4,5 più o meno immagino 0,1 centimetri. Ok? Hai usato un righello con una sensibilità di 1 mm, giusto? Perfetto. Prendiamo un'altra lunghezza diversa, B, quindi un'altra misura. B è 6,0 più o meno 0,1 centimetri. Immaginiamo che questa sia la nostra lunghezza B. Ok? In base a quanto abbiamo visto, la lunghezza di A, avendo un'incertezza di 0,1 centimetri, sarà un numero che è compreso tra la lettura più l'incertezza, quindi 4,5 più 0,1, quindi 4,6 centimetri, e la lettura meno l'incertezza, 4,4 centimetri. Ok? Analogamente, la misura di B sarà compresa tra 6,1 centimetri e 5,9 centimetri. Per lo stesso motivo. Lettura più incertezza, lettura meno incertezza. Questo è il significato del più o meno è quello. Ok? Immaginate adesso di costruire, usando solo dei calcoli, senza fare la misura diretta, la somma, per esempio, la somma S a più B. Vediamo come l'incertezza delle misure dirette, queste sono due misure dirette, ha effetto su S, che invece è una misura indiretta, ottenuta semplicemente usando l'operazione di somma. Ok? Beh, il più grande valore possibile, compatibile con le nostre misure, sarà quello ottenuto sommando i due valori più grandi. La somma non potrà superare la somma tra il più grande valore di A e il più grande di B compatibili con l'incertezza.
Quindi sarà 4 e 6 più 6 e 1. cm più 6,1 cm, cioè 10,7 cm. E non potrà essere più piccola della somma dei due minimi valori, 4 e 4 e 5 e 9. Fatemi scrivere qua sotto, 4,4 cm più 5,9 cm. Quindi abbiamo 10,3 cm. Ok? Quindi l'incertezza della somma, cioè la somma avrà il valore, fatemelo scrivere qua sotto, dato dalla somma delle due misure, delle due letture, più o meno un'incertezza che sarà la semidifferenza tra questi due valori. Se io faccio la differenza tra 10 e 7 e 10 e 3, ho il doppio dell'incertezza, giusto come qui abbiamo ottenuto. Se io facessi la differenza tra 6 e 1 e 5 e 9, avrei 0,2. Di conseguenza, la nostra incertezza delta S vale, nel caso specifico, la differenza tra 10 e 7 meno 10,3 cm diviso 2, cioè 0,2 cm. E qui abbiamo la somma delle due letture, 4 e 5 più 6 fa 10,5. Quindi la nostra misura indiretta della somma sarà la somma delle due letture, quindi 10,5 cm più o meno 0,2 cm. Quello che vi interessa particolarmente è tirare la vostra attenzione sul delta S. Se S è la somma di A più B, allora l'incertezza sulla somma è la somma delle incertezze. Delta S è l'incertezza della somma? Sì. Questa è la cosa importante. È abbastanza semplice questo da immaginare. Non così la differenza che vedremo tra un attimo. Ci sono domande? Torno indietro, devo ridire qualcosa. Quindi la formula. Prego. Quindi la formula AM più BM più o meno incertezza della somma è la formula per calcolare la propagazione dell'incertezza alla somma di due grandezze dirette, di due misure dirette. Scusi, ma il delta non significava differenza? Ma anche incertezza. Ok, ma quando si usa il delta si fa sia la differenza sia diviso 2 sempre? L'incertezza in questo caso, se io l'ho ricavata per via indiretta da qua, dal valore più grande compatibile alla misura e quello più piccolo, in questo caso l'incertezza sarà la semidifferenza tra questi due. Perché? Questo forse è un punto che va chiarito un pochino di più. Allora, immaginate questo come l'asse reale, ok? Se questo è il nostro, dov'era? 10 e 7, 10,7 cm, e qui cade il 10,3 cm, quindi questa è la più grande misura, questa è la più piccola, la misura della somma quindi cade dentro questo intervallo, ok? Allora, il valore affidabile della misura è preso quello centrale,
quindi la media tra 10 e 3 è 10 e 7, che è 10 e 5. E l'incertezza è la semiampiezza, cioè la distanza tra il centro e i due limiti, quello a sinistra e quello a destra. Quindi il delta S sarà la differenza tra 10 e 7 meno 10 e 3 diviso 2, che la conto una volta in più e una volta in meno, come abbiamo fatto prima, siamo il percorso inverso in sostanza. Okay? Attenzione, qualche volta, magari su qualche testo, l'incertezza potete trovare indicata sia come delta S o delta X, qualsiasi cosa, oppure con la delta greca minuscola. Sono entrambe delta, solo che questo simbolo a forma di triangolo è una delta maiuscola. Questo fatto in questo modo è una delta minuscola. Ma non ho capito una cosa. Prego. Nella formula per 10.7 meno 10.3 diviso 2, il 2 è la semiampiezza di questo intervallo. Il valore più a destra meno quello più a sinistra diviso 2, perché devi valutare la semiampiezza. Perché nella scrittura dell'incertezza c'è un più e un meno, quindi questo intervallo, questa grandezza è la metà dell'ampiezza tra il valore più grande e quello più piccolo. Ok? Ci siamo fin qui? Molto bene. Quindi ci siamo occupati per adesso della somma. Immaginate di voler sapere qual è la differenza tra le nostre due misure. Quindi costruiamo a partire dalle misure dirette A e B la differenza, chiamiamola D. B meno A. Ok? Questa volta, prego. In questo caso, attenzione, fatemi ricopiare i due A e B. Ce le diamo sotto mano. Ecco, allora A era 4,5 più o meno 0,1, 4,5 più o meno 0,1 centimetri, e B 6,0, grazie mille, centimetri. E quindi A, scusate, A era compreso tra 4,6 e 4,4, mentre B tra 6,1 e 5,9. Ok? In questo caso, fatemela riscrivere qua sotto, la differenza B meno A sarà compresa tra il più grande valore di A meno il più piccolo di B, e di B, scusami, scusate, il più grande di B meno il più piccolo di A, per avere la differenza più grande. Cioè farò 6 e 1 meno 4 e 4 per avere la differenza più grande compatibile con le misure. Quindi 6,1 centimetri meno 4,6 centimetri. Ok? E abbiamo 1,5 centimetri. Ok? E la minima differenza possibile sarà invece dovuta alla combinazione inversa, il più piccolo di B meno il più grande di A, quindi 5,9 centimetri meno 4,4 meno il più piccolo. 1,7, e qui 5,9 meno 4,6. Prego? 1,3. È chiaro il perché?
se mi interessa la differenza compatibilmente alle incertezze dei due numeri, la differenza possibile sarà data dal più grande del primo meno il più piccolo del secondo, mentre la differenza più piccola sarà data dal più piccolo del primo meno il più grande del secondo. Ok? Di nuovo, come abbiamo fatto prima, l'incertezza sulla differenza, un delta D, sarà data dalla semi differenza tra questi due numeri, 1.7 meno 1.3 diviso 2, che è di nuovo 0,2 cm. Quindi attenzione, in generale, l'incertezza sulla differenza vale sempre la somma delle incertezze. Meglio ancora, se scriviamo così, l'incertezza su B meno A vale l'incertezza di B più l'incertezza di A. Anche se sottraggo le grandezze, le incertezze si sommano sempre, come tra l'altro avete visto nel filmato di prima. Facevo la differenza delle due altezze tra verticale e orizzontale, sommava le incertezze, non le sottrae. D'altro canto, se sottraessimo le due incertezze, se facessi la differenza tra 0,1 e 0,1 avrei 0. Quindi avrei che la differenza è certa a partire da due dati incerti, questo sarebbe assurdo. Questo è meno intuitivo della somma, però abbiamo appena visto qual è la sua ragione. Se ho due misure dirette e ne faccio la differenza, l'incertezza sulla differenza è comunque la somma dell'incertezza. Ok? È tutto chiaro? Posto questo, andiamo a vedere quest'altro caso. Immaginate, potremmo prendere anche in prestito la misura di prima, la più semplice delle due, per esempio la prima, dai. Immaginate di prendere il nostro lato A, abbiamo appena misurato che è 4,5 più o meno 0,1 cm. Immaginate che questo sia il lato di un quadrato. Ok? Sappiamo che il perimetro del quadrato è 4 volte il lato. Ok? Quindi il perimetro è una misura indiretta, che ottengo moltiplicando per 4 un dato invece diretto. Quindi anche il perimetro sarà incerto. Come faccio a calcolare l'incertezza sul perimetro? Beh, qui è abbastanza semplice. Però comunque facciamo un passetto alla volta. Il quadruplo del lato posso immaginarlo come la somma del lato ripetuta 4 volte. Ma qui posso usare il criterio che abbiamo appena visto. Se sommo grandezze dirette, sommo anche le incertezze. Quindi l'incertezza sul perimetro sarà l'incertezza sulla prima misura più l'incertezza sulla seconda più l'incertezza sulla terza più l'incertezza sulla quarta. Di fatto stavolta sono tutte uguali, quindi è 4 volte l'incertezza sul lato. Quindi la misura del perimetro sarà 4 volte la lettura, quindi 4 volte 4 è 5, quindi 18 cm, più o meno l'incertezza sarà 4 volte 0,1, quindi 0,4. Qui 18 devo scriverlo con una decimale, quindi 18,0.
Qui centimetro è di troppo a questo punto. Quindi moltiplico per 4 sia la lettura che l'incertezza in sostanza. Ok? Questo vale in generale. In generale, se ho una grandezza, chiamiamola A grande, che è un multiplo di un'altra, chiamiamola B, ok, attenzione, B è una misura diretta, quindi ha la sua incertezza, mentre n è un multiplo questo è senza incertezza. È chiaro il senso? Per esempio nel caso del quadrato non ho dubbi sul fatto che il perimetro è 4 volte il lato, non può essere 4 più o meno qualcosa. I lati sono 4, quindi il perimetro è 4 volte il lato. Quindi moltiplico due grandezze, una soggetta a incertezza e una no. In quel caso, se ho una relazione di questo tipo, allora l'incertezza sul prodotto è n volte l'incertezza sulla misura diretta. Con n un numero qualsiasi, non necessariamente un intero. Ok? Facciamo un altro esempio. È tutto chiaro fin qua? Immaginate, sfruttiamo sempre il nostro A, tanto va bene lo stesso. Esempio. Immaginate che stavolta A sia il raggio di una circonferenza. A era 4,5 più o meno 0,1 centimetri, non so se mi ricordo male. Ok? Quanto misura la lunghezza della circonferenza? La lunghezza della circonferenza o il perimetro superficiale della circonferenza è legato al raggio da questa relazione, 2 volte pi greco per il raggio A. Qui su 2 pi greco non ho incertezza. Sono due numeri ben precisi, l'unica incertezza è su A, quindi avrò la lettura di C sarà 2π greco volte la lettura di A, l'incertezza sulla circonferenza sarà 2π greco volte l'incertezza sul raggio. Quindi la misura della circonferenza vale 2π greco per 4,5 centimetri, quindi 2 per pi greco per 4,5 ottengo 28,27433 eccetera eccetera centimetri. Qui dove fermarmi a scrivere le cifre dopo la virgola me lo dirà l'incertezza, per adesso le scrivo tutte. Calcoliamo l'incertezza sulla circonferenza che è 2 pi greco per 0,1 centimetri, incertezza assoluta. Quindi 2 per di nuovo pi greco per 0,1 e ottengo 0,628 eccetera. Mi tengo la cifra diversa da 0 più a sinistra, quindi questo viene approssimato a 0,6 centimetri. Quindi l'incertezza è sul primo decimale, quindi la prima cifra certa è il 2, tutte le altre vanno buttate via. Di conseguenza, la lunghezza della circonferenza, nel nostro caso, vale 28,3, perché butto via un 7, quindi approssimo arrotondando per eccesso, più o meno 0,6 centimetri.
Hai tutto chiaro? Quindi per esempio, teniamoci buona anche questa, anche se in realtà questo è un esempio di quello che abbiamo visto prima. Oggi ci fermiamo qui, se non ci sono altre domande. La prossima volta completiamo questa parte vedendo cosa accade quando moltiplico due grandezze entrambe affette da incertezza e quando le divido. E questo chiude questa parte. Certo. Ok? Bene.